Se può? Allora cominciamo. Queste slide sono un estratto di un workshop che ha fatto Davide Davin, il technical leader del team di cui faccio parte, che ho riadattato per questa occasione. Di cosa parla il talk? Il talk si chiama Industria 4.0 e parla di come le aziende stanno cercando di migliorare e potenziare i propri sistemi di amministrazione interna mediante l'utilizzo di software CRM e ERP di questa natura. E oggi voglio parlare del CRM e ERP open source più usato al mondo, che si chiama Odoo. Prima di iniziarne a parlare faccio una piccola introduzione su chi sono, di cosa mi occupo e cosa mi occupo anche al di fuori del lavoro. Io sono Giuseppe Matranga, mi occupo di consulenza informatica e di sviluppo software web come freelance a Milano. Mi piace definirmi open source geek perché sia nel lavoro che fuori lavoro cerco di partecipare sempre più possibile a community, associazioni e progetti affini a questa filosofia, oltre al fatto di utilizzare al lavoro esclusivamente tecnologie e strumenti open source. Qualche anno fa, e qui qualcuno di loro è presente, non contenti della realtà informatica che c'era a Palermo, provenendo anche da una situazione molto triste, abbiamo fondato un Linux User Group, tra cui Manuel, Davide, Fabio, anche Ercole, per chi per poco tempo ne fanno assolutamente parte. E con il tempo poi ho deciso di uscire fuori dalla mia cameretta a livello di codice, a pubblicare comunque il mio codice anche al di fuori, contribuendo a progetti anche affini a questa filosofia. Sono diventato contributor del progetto Parrot nell'area web e con il tempo poi sono stato, promosso a Web Team Leader e Italian Community Leader e da molto poco, da un paio di settimane, sono diventato ufficialmente contributor di Odoo Community Association, che è la community mondiale di Odoo che sviluppa moduli aggiuntivi per questa piattaforma che dopo vedremo. Attualmente mi sto occupando della migrazione di un paio di moduli che ho utilizzato nei miei progetti all'ultima versione di Odoo. Facciamo un po' di cenni storici. Odoo nasce nel 2005 dall'all'epoca sedicenne Fabienne Pinkers, e spero di non aver offeso la madre di nessuno pronunciando male questo nome, come CEO di questa piattaforma, che all'epoca nasce con il nome di TinyERP, nel 2005. Poi nel 2009 cambia nome, forse chi si occupa di chi ha utilizzato comunque CRM e ERP o comunque ci ha lavorato, ci lavora da molti anni, forse è il nome con cui lo conosce, un po' più conosciuto. Mentre nel 2015 cambiano completamente nome e c'è una storiella, una leggenda dietro il nome Odoo, in quanto il CEO sosteneva che ci fosse una proporzione tra il numero del leone, il nome di un'azienda, e il fatturato. Prendi Microsoft, Facebook, Google. Quindi lui, volendo fatturare più di tutti, decide di piazzare 3 O nel nome e da lì nasce Odoo. Vediamo un po' la sua architettura. L'architettura di Odoo è front-end, è fatto in JavaScript, hanno sviluppato una sorta di loro framework che rende integrabile il nostro codice all'interno della piattaforma stessa, perché possiamo scrivere il codice web a livello di interfaccia, viene scritto in XML, in quanto di base le chiamate che vengono ricevute e gestite da Odoo sono in XML e RPC. Quindi c'è il JavaScript che gestisce tutta questa roba. WebGI e WebZeug, e poi in Scala abbiamo l'HTTP routing, tutta la business logic, quindi che sono i nostri vari moduli che vanno a costituire tutte le logiche del prodotto, tutta la parte di notificazioni, c'è una forte componente mailing all'interno del CRM, e l'ORM, che si basa su PostgreSQL, in quanto la libreria che utilizza, ovviamente perché è in Python, la libreria che viene utilizzata
è PsychoPG2. L'ORM funziona in maniera un po' particolare, non è il classico ORM che è in cui tu fai la tua tabella e poi la trovi richiamabile in, diciamo, in tutto il prodotto. L'ORM è pensato per rendere i nostri moduli e i moduli già presenti nel prodotto integrabili direttamente con tutti gli altri moduli che andiamo ad installare. Quando noi abbiamo la possibilità di estendere le tabelle della base di dati, diciamo, di default, che in realtà non vengono duplicate. I nostri campi aggiuntivi vengono inseriti già all'interno delle tabelle di base, comunque se senso andiamo ad estendere qualche tabella per la gestione delle anagrafiche, ad esempio, se noi vogliamo aggiungere dei campi ci basta estenderla, aggiungere i nostri campi e automaticamente tutti gli altri moduli che utilizzano il modulo della gestione anagrafica si troveranno anche i nostri campi che possiamo riutilizzare per gli altri scopi. Il database è PostgreSQL e attualmente tra i grandi marchi che utilizzano questa piattaforma possiamo vedere nomi come Toyota, Hyundai, perché Odoo ha anche dei moduli per la gestione dei cicli di produzione, controllo qualità del prodotto, che sono molto utili a questo tipo di aziende. Bene, andiamo a vedere un po' come si presenta. Ora, devo fare una piccola magia. No, vediamo se ci sono problemi. Ok, che viene caricata di base quando non esistono già database Odoo all'interno di PostgreSQL e ci permette di creare già il nostro database. Game of PMU, credenziali, vabbè, admin, selezioniamo la lingua e il paese da cui utilizziamo il software. Abilito il demo data, così già abbiamo dei dati dimostrativi. Facciamo la creazione del database. Purtroppo non abbiamo il tempo materiale per vedere, diciamo, del codice, come lavorare e estendere i moduli, comunque 20 minuti sono pochini, quindi vedremo come si presenta il prodotto, come vari moduli si vanno ad integrare tra di loro con estrema semplicità, come riusciamo ad organizzare determinate operazioni. Sta facendo ancora l'installazione. Si vede bene dal telefono il terminale? Ok, penso che abbia finito. Ok. Questa è una sorta di marketplace che c'è all'interno di Odoo, dove abbiamo la possibilità di installare tutti i moduli, dove vedete aggiorna, è perché esiste anche una versione enterprise di Odoo, che ovviamente è a pagamento, quindi si pagano i vari moduli più le utenze, che sostanzialmente per me ci permettono di avere dei moduli aggiuntivi, ad esempio abbiamo la contabilità, i fogli ore per fare il timesheet, per gestire le ore di lavoro, mentre tutti quelli installabili sono, diciamo, gratuiti, che sono praticamente la maggior parte. Ok, andiamo a vedere ad esempio, però dopo fa di contabilità, installiamo il modulo dei contatti, eccolo qui. Sta installando. Ma se non vuoi fare di qua? Sì. Ok, ho finito. Ok, viene riaggiornata la pagina, sono stati scaricati dei moduli che sarebbero comunicazione e contatti. Comunicazioni ci permettono di avere dei canali interni di comunicazione tra i vari user di sistema. In più abbiamo direttamente anche da qui la connessione al nostro server di posta, quindi possiamo gestire le mail e mandare direttamente le mail dal nostro indirizzo verso i clienti o anche verso i nostri colleghi. L'altra applicazione è i contatti, sono i contatti. Questi sono un po' i contatti ovviamente che sono stati caricati, c'è una distinzione fra aziende e dipendenti delle aziende. Queste sono le varie viste, cioè abbiamo la vista a Kanban dove vediamo questa vista tabellare, questa vista, diciamo, a quadretti con le fotografie, mentre questa è la vista tabellare dei nostri contatti che viene automaticamente paginata. Vediamo come si presenta, apriamo, questa qui è un'azienda,
sono i nomi, i vari contatti, e qui sono i contatti relativi ai dipendenti che abbiamo inserito e che hanno questa azienda come settata come company, quindi ci ritroviamo già direttamente lì anche i dipendenti. Qui possiamo gestire la parte di vendite e acquisti, quindi vediamo chi degli user di sistema, che poi possiamo anche raggruppare per, che ne so, area sales, diciamo lato amministrativo, possiamo fare anche nei nostri gruppi. Qui decidiamo chi è l'addetto alle vendite, il riferimento, il settore di vendita dell'azienda, quindi pensiamo che questa di qui faccia fornitura elettrica di gas. Salviamo, si è modificato il nostro, e qui abbiamo, forse secondo me, una delle aree più potenti di Odoo, che ci permette di, a parte inviare un'email direttamente al nostro contatto e vederla già tracciata qui. Poi abbiamo la sezione della registrazione delle note, che possiamo mettere degli allegati, oppure possiamo lasciare un messaggio per un nostro collega che magari dovrà fare qualcosa su una grafica. Poi abbiamo la parte invece di pianificazione delle attività. Se noi abbiamo bisogno di fare delle attività su questa anagrafica, abbiamo un reminder praticamente, quindi qui definiamo il tipo di attività che sono da fare, mandare fattura, data di scadenza, decidiamo quando, la metto per oggi, così poi vi faccio vedere come si presenta per video. C'è soltanto la data o anche l'orario? Solo data. Però comunque abbiamo possibilità di decidere anche di mettere l'orario. Possiamo modificare qualsiasi interfaccia e qualsiasi tabella di sistema. Qui invece decidiamo a quale utente di sistema va assegnato questo task. Sono allocato come Michel Admin, quindi seleziono Michel Admin, qui un'eventuale nota. Pianifichiamo l'attività. Ecco qui, vedete che spunta nella notifica il numeretto 1. Che mi dice che oggi ho un'attività da fare per un mio contatto. Quindi mi spunterà qui il contatto per cui ho fatto l'attività, e mi trovo il mio reminder che posso modificare, completare e così via. Scusa, ho marcato il tasto sbagliato. Bene, questa è la parte di contatti. Adesso invece vediamo qual è uno dei moduli che è molto utilizzato nelle aziende, soprattutto nel campo di vendita di prodotti o comunque di vendita all'ingrosso, quindi da parte di CRM. Installiamo il nostro modulo CRM. Ok. E poi andremo a vedere come va a integrarsi con il modulo dei contatti. Ok. Come vedete sono state installate anche altre applicazioni. Vedremo il calendario. Qui ovviamente ci sono sempre i dati di demo, dove ci sono, a parte delle attività di base che ci sono per i nostri utenti, che vengono sempre marcate nell'area di notifica. Ma in più possiamo andare direttamente dal lead, vedremo come, diciamo, in seguito, possiamo andare a pianificare gli appuntamenti con i nostri clienti. Quindi andiamo a vedere la parte di CRM. Non so perché spunti sto wood corners. Questa è la risoluzione. Ok, questi sono, diciamo, una sorta di dashboard praticamente di gestione dei nostri lead, di quali sono aperti, potenzialità, priorità. Quando è, diciamo, acceso, questo simbolo significa che abbiamo delle attività pianificate per questo lead, quindi ci accedo, ricorda, mentre qui vediamo chi è lo user di sistema che è incaricato di gestire questo cliente. Devo vedere ad esempio questo. Qui abbiamo il lead aperto, possiamo già impostare, visto che questa è una proposta qualificata all'interno, diciamo, del nostro workflow,
possiamo già decidere se impostarla vinta, se impostarla, se impostare comunque la vendita persa. Le possibili, diciamo, il valore massimo economico che possiamo raggiungere, che possiamo anche modificare in seguito, è la probabilità di chiudere questo lavoro, oltre ai riferimenti del cliente che è collegato con la tabella dei contatti, e dopo vedremo dall'altro lato cosa è cambiato. La mail del team di vendita, qui possiamo raggruppare tutto per possiamo fare delle etichette che possiamo modificare, aggiungere sempre da qui, possiamo cambiare il colore se poi, diciamo, a livello grafico abbiamo bisogno di visualizzare meglio i dati. Qui ci sono gli appuntamenti, cioè l'integrazione che vi dicevo con l'applicazione del calendario, così. Ok, andiamo a vedere invece adesso lato contatto, quindi clicco direttamente sul cliente e mi si apre il lead. Ah, gli appuntamenti vengono salvati direttamente per il cliente e non sul lead. Qui invece vediamo le opportunità, questa è una cosa che prima non c'era, se vi ricordate, nella schermata del contatto. Abbiamo direttamente il link alla schermata relativa ai lead già aperti, dove ci evidenzia quali sono, è lo stato di avanzamento dei prodotti, diciamo, della trattativa. Quanto tempo ancora? 5 minuti. 5? Volevo far vedere anche la parte di fatturazione, però mi sa che non ci arriviamo. Vabbè. Vado? Prova, dai. Ok. Lo scorriamo un po'. Fatemi ricaricare sta pagina, magari sto tutto cordato. Andiamo a vedere la parte di fatturazione invece, anzi di vendita. C'è il modulo specifico per le vendite che possiamo anche ricercare e installare. E andiamo a vedere adesso cosa cambia per quanto riguarda i nostri lead aperti. Lead, diciamo, i progetti che abbiamo in trattativa all'interno del nostro CRM. Tiene conto pure della vendita dell'e-commerce? Tiene conto pure delle vendite? Sì, c'è il modulo dell'e-commerce, tiene le vendite, poi l'e-commerce deve installare anche il modulo del sito perché ha un CMS anche integrato, con cui è possibile pure fare piattaforme di learning. O AGPL o LGPL, faccio confusione con quella della community. Quindi sostanzialmente possiamo riutilizzarlo, il cliente dovrebbe avere soltanto l'accesso al codice quando ne ha bisogno, però c'è il repo GitHub, in tal caso si dà quello. Mentre i moduli che noi andiamo a scrivere, la licenza non ci obbliga a pubblicarli, quindi i nostri moduli sono proprietari, perché il modo in cui andiamo a scrivere il codice non va ad intaccare il codice del sistema, di conseguenza non abbiamo l'obbligo di ripubblicarlo, perché le modifiche vengono fatte in runtime, in un certo senso, o a livello di GitHub. Ok, finito l'installazione, sono state aggiunte, come vedete, altre liste, sono apparse vendite e fatturazione. Ritorniamo al CRM, prendiamo sempre il nostro lead. Qui è spuntata la voce dei preventivi. Se ci clicco, ovviamente non ci sono preventivi, o due, vede che il sistema ancora è, diciamo, vergine, e ci chiede di settare quelli che sono i dati della nostra azienda, quindi il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di fatturazione, la partita IVA, codice registrazione di imprese, in che valuta vendiamo, una favicon aziendale, ma questo è per, diciamo, la parte del sito. Lascio questi dati. Vediamo invece la parte dei preventivi. Qui ci permette già di settare il livello grafico come escono i preventivi dal sistema. Possiamo scegliere un logo, che ne so, se metto il logo Yodu, si prende automaticamente il logo Yodu, solo che la proiettore non si vede molto bene, e cambia automaticamente anche i colori del template per il preventivo. Decidiamo il font, formato carta e così via. Metodi di pagamento, possiamo già decidere da qui come gestire i pagamenti per la parte di fatturazione. Firma online, c'è PayPal integrato, o abbiamo carta di credito, quindi già c'è l'integrazione con Stripe. Altri sistemi di pagamento che vediamo da qui. Possiamo vedere bonifici bancari, debito SEPA, PayPal, igienico. Sono già tutti integrati, che devono essere modificati soltanto inserendo le nostre credenziali.
Proviamo un preventivo campione, vi creiamo un preventivo. Usa la libreria VK to HTML per generare i preventivi, che non è installato nel sistema, purtroppo. Non ho avuto il tempo di di farla. Qui decidiamo quali sono i destinatari del nostro preventivo. Quindi attualmente lo sto mandando a Brandon Freeman, dipendente di Azure Interior. E gli inviamo il preventivo, quindi se l'SMTP è stato configurato, si ritroverà il preventivo. Creiamo invece adesso un preventivo relativo al nostro progetto, per il nostro lead aperto. Quindi già automaticamente viene settato l'azienda da cui siamo partiti. Modello di preventivo, possiamo avere più modelli di preventivi che si configurano tutti da quella schermata, decidiamo quale. Dobbiamo ottenere la risposta dal cliente, in che data, e i termini di pagamento. Cerca ancora, possiamo anche aggiungere poi dei campi a queste tabelle in caso abbiamo delle necessità differenti. Adesso mettiamo a 60 giorni. Qui invece si collega la parte di magazzino, che poi è interconnessa se avete il modulo di e-commerce all'interno. Quindi se aggiungiamo un prodotto, già abbiamo una lista di prodotti precaricata, quindi decidiamo la quantità, il suo prezzo, che imposte ci sono su questo prodotto. Automaticamente viene fatto tutto, quindi aggiungiamo i nostri prodotti. Possiamo anche definire quali sono i prodotti opzionali che non sono obbligatori nel nostro preventivo. Tutta la parte di gestione interna di questo preventivo, quindi chi ha detto le vendite, da quale campagna marketing, se abbiamo il modulo di campagna installato, da quale campagna marketing viene questo preventivo, quindi da dove viene questo lead. Tutta la parte di rendicontazione. E poi qui c'è la parte invece che abbiamo un'anteprima per il nostro cliente web, che può decidere di firmare online tramite, se abbiamo abilitato la firma online nella sezione di pagamento. Qui il nostro cliente è quello che vede, in un certo senso si trova il preventivo, si trova i prezzi scontati, quando scade l'offerta, chi l'ha detto le vendite, firma e paga. Possiamo scaricarlo, possiamo stamparlo e così via. E questo è il loghettino della nostra azienda che si è preso quando abbiamo settato. Ok. Va bene, confermiamo il preventivo. Quindi adesso il preventivo è diventato un ordine di vendita. Se io adesso andassi direttamente sul mio cliente, parte le vendite, quindi vediamo anche quali sono i preventivi. Successivamente, questi sono i preventivi che sono stati fatti, che sono i dati di base. Quando andremo a creare le fatture, e ora lo vedremo successivamente, possiamo vedere quanto fatturato ci porta ogni cliente. Questa fattura, il preventivo di prima, da qui direttamente creiamo la fattura. Possiamo definire se è una fattura, diciamo, che dove non ci sono stati degli anticipi, se la nostra fattura invece ha ricevuto in anticipo un valore in percentuale, quindi possiamo anticipare che all'inizio dei lavori il cliente ci ha pagato il 20% già del prodotto, quindi già lo andrà a detrarre. Conto di ricavo, questi sono tutta la parte per la sezione contabile amministrativa, quindi abbiamo i nostri vari conti, che dove poi la fattura verrà contabilizzata. E quali sono le imposte che dobbiamo dare al nostro cliente? Quindi creo e mostro la valore di anticipo, deve essere positivo, giusto? Adesso, considerando che ci abbia dato già un 30%, questa è la nostra fattura che ancora è in bozza, quindi non è stata creata. Qui vediamo quello che abbiamo comprato, diciamo, dal lead direttamente, termini di pagamento che sono quelli che si tira dal preventivo. Quindi io registro la fattura, già cambia, non è più una fattura, la fattura è stata registrata, però ancora non è stato fatto il pagamento, perché da qui abbiamo la possibilità di inviare e stamparla direttamente al cliente. Registro il pagamento quando riceviamo i soldi, l'anteprima per vedere il PDF, possiamo aggiungere le note di credito, o se abbiamo bisogno di mettere questa fattura in attesa perché devono essere aggiunte delle cose, possiamo anche reimpostarla in box. Quindi registro il pagamento, da quale banca a quale registro della contabilità deve essere, diciamo, assegnato. Quindi mettiamo sul cassa l'importo, la data di fatturazione, il promemoria, che sarebbe il numero progressivo della fattura, che tra l'altro
possiamo anche decidere di modificare. Se stiamo rifacendo il sistema amministrativo di un'azienda che ha il suo, diciamo, i suoi numeri per fare le fatture su una sua professione, possiamo anche andarla a definire. Quindi, validata, qui spunta pagata. Dopo di ciò ritorno dal mio cliente e qui, come vedete, fatturato. Ci fa il fatturato, ci fa vedere, diciamo, le fatture. Ho cancellato quel filtro perché in quel modo mi faceva vedere solo le fatture che ancora il cliente non ci ha saldato. Quindi l'ho cancellato per vedere diciamo, la lista di tutte le fatture per cui abbiamo fatto. Diciamo, questo è Odoo, come vedete, già di base ha un suo funzionamento molto complesso e molto integrato che possiamo andare a potenziare e integrare anche con sistemi esterni a nostro totale piacimento. Domande? Bello. Per un team interno all'azienda che lo vuole usare, che ho dato un'occhiata, c'è una lista di CVE che non finisce mai. Ma io l'ho portato fino all'altro giorno, ce ne sono 3 attive per ora. Che versione hai visto? Questa è tutta versione, però sono la 13, giusto? Quelle che sono tutte sulla 11 o la 8. 11, ok, ma significa di avere qualcuno interno che ti segue la, allora, lato di security, tu, diciamo, lui in fase di avvio, quando tu avvii il programma, ha un grosso set di parametri, ma veramente grosso set di parametri, quindi bisogna vedere le configurazioni che sono state fatte. In più, la maggior parte dei problemi dipendono dalla configurazione del web server. Perché ho visto alcuni siti Odoo online che sono stati configurati male. Scusa, l'alternativa per stare tranquillo con la sicurezza qual è? Sappur. 10k al mese di licenza. No, non è un prodotto. Te lo fai installare da qualcuno e abbandoni la parte sicurezza. Deve avere un team interno che te lo segue. Ma questo è certo, ma come qualsiasi prodotto. Come qualsiasi prodotto, è normale. Non c'è solo una cosa, pacchetto tutto incluso con la garanzia mensile, con la manutenzione mensile e aggiornamenti sparati, vedi SAP e compagnia. Sei un po' più tranquillo, ma la favola la porto. Cioè, quando tu lo vendi, non vendi il prodotto sostanzialmente, tu vendi le giornate di lavoro che stai andando a fare, vai di un team di consulenza, perché comunque non è un prodotto che tu arrivi e vai a vendere, anche perché open source e le licenze non lo permettono. Altre domande? In piccole aziende ho usato questo sistema? Sì, tantissimo. C'è tipo il Java Milan, come non conosco? Allora, attualmente Odoo sta popolando ora in Italia, l'uscita della 13, c'è tantissima richiesta, ma veramente tanta. Un mercato che in Italia è molto, cioè pieno, c'è molto lavoro e soprattutto l'unico problema è che non si trovano persone che lo conoscono, soprattutto, quindi c'è una forma, diciamo, a livello di formazione in 1-2 mesi già riesce a lavorarci tranquillamente, a svilupparci sopra e il lavoro non manca. Molte aziende, Odoo permette di prevedere le partnership con le aziende, quindi gli fornisce, se è il caso, già Odoo fornisce i clienti e in Italia per ora ce ne sono veramente tanti, ma quello è sull'ambito più enterprise, quindi mi sembra che è giusto, tu ti passa un lead, è giusto che provi a vendergli l'enterprise. Il lavoro c'è, su Odoo c'è un bel mercato in Italia, ma soprattutto all'estero. L'estero c'è un no, moduli di importazione da altri CRM? Allora, già lui di suo, vabbè, carica, a parte che ti permette di caricare le fatture nell'enterprise, c'è un piccolo sistema di machine learning che si legge le fatture, te le carica automaticamente col cliente, gli importi, crea i prodotti, la contabilizza, bla bla bla. Di suo permette già c'ha CSV, possiamo inserire dati in CSV, solo che sto cercando dove. Scusatemi. Ok, niente. Ecco, dovevo selezionare le cose. Allora, l'azione c'è, esporta ed esporta in CSV, la stessa identica cosa c'è l'import in CSV. Principalmente quello. Se tu hai fatto il CSV fatto bene, non ci sono problemi. Quindi solo CSV.
CSV, principalmente sì, poi ci sono anche altri formati. Se non XML? Non esiste. XML per forza, è fatto in XML, quello va. No, ma che non esistono standard per fatture o per enti. No, quelli li carichi in PDF. Standard, sì, ma è uno standard interno degli applicativi, non esiste uno standard comune tra in Italia, non so, secondo Italia le fatture. Va bene. Grazie, Pino.